È una bella notizia per la città, c'è stato un grande lavoro da parte della mia giunta, gli assessori Negrone, Genovese e Giacobbe in particolar modo si sono impegnati in questi giorni per riconsegnarci un polmone verde, finalmente degno di questo nome, ordinato, si rivede il verde, si risente il fiume. C'è stato anche un intervento di messa in sicurezza importante e fondamentale, poi abbiamo grandi progetti, ci stiamo lavorando con gli assessori Luongo e Nargi, sarà riferimento turistico campano, sul Parco Santo Spirito questa amministrazione vuole investire, vuole puntare, abbiamo una grande risorsa e siamo convinti che nel frattempo lo abbiamo riconsegnato alla nostra comunità per il quotidiano, ma nei prossimi mesi realizzeremo un progetto che farà rivivere anche la nostra città. Di che si tratta? Che tipo di progetto è? Non me lo faccia svelare. Per ora invito la cittadinanza a venirci a visitare. Chiaramente nei prossimi giorni avremo anche una nuova illuminazione del ponte, sarà molto caratteristico. Realizzeremo anche un murales che segnerà anche la fine di questa emergenza, quindi anche un intervento simbolico. Abbiamo, credo, ripristinato una zona che la città ci chiedeva da tempo. Abbiamo fatto anche attendere qualche giorno in più, ma credo ne sia valsa la pena. Allora, molti hanno segnalato che tantissimi alberi insieme alle sterpaglie, comunque alla vegetazione che c'era da decenni e andava comunque sistemata, va detto, sono stati però tagliati. Ci si è chiesto se si poteva fare diversamente, lasciando più alberi. E poi in quella zona che ora è spianata, no? È rasa al suolo, lei annunciava appunto un progetto, la volontà di fare qualcosa in più, però bisogna trovare un finanziamento, spieghiamo un po'. Guardi, per quanto riguarda l'intervento di fatto di messa in sicurezza, credo che la manutenzione mancasse da 40-50 anni o forse ancora da più tempo, c'erano rovi, c'erano alberi pericolosi e pericolanti rispetto anche alla incolumità delle persone. Abbiamo finalmente riconsegnato il fiume alla vista della nostra città, abbiamo evitato che ci fossero pericoli più volte segnalati da parte della nostra gente. Il vero verde, quello ordinato e mantenuto, è rimasto intatto giustamente. Poi nelle prossime settimane avremo altri 500.000 euro che utilizzeremo per completare l'intervento spondale, anche con ingegneria naturalistica. Insomma, avremo un parco di cui essere ancora più orgogliosi, nel frattempo ce lo godiamo. Ci sono una serie di strutture da far utilizzare. E faranno parte della fase 2, ecco, parliamo anche in questo caso di fase 2, da anni si parla della valorizzazione di queste strutture, sia l'ex palestra, sia la struttura ricettiva che è dall'altra parte del fiume, finalmente questa amministrazione le assegnerà. E sono convinto che diventerà un luogo molto frequentato dagli avellinesi e molto carino, molto caratteristico, una vera novità per la nostra città. Per la fase 3 ci sarà il parco del Fenestrelle, quello che da Cogliano arriva da Tripalda magari? Sì, la 2bis, diciamo che così non attendiamo molto tempo, nel senso che voi sapete c'è questa mia idea relativa alla realizzazione almeno di un tratto pedonale, poi ciclo pedonale ci vorrà un po' più di tempo, ma magari anche grazie all'impegno degli operai della provincia vogliamo ripulire tutta la parte spondale da Monteforte fino al Parco Santo Spirito in modo da poter far fare anche un po' di trekking urbano. La nostra gente ama frequentare il verde, trascorrere anche belle giornate in mezzo alla nostra vegetazione, noi vogliamo consentire loro di avere luoghi nuovi e molto molto caratteristici. Hai parlato anche di bike sharing, quando è che diciamo, ci verrà completato questo percorso che diciamo, parte da Viale Italia? Noi partiremo, come già stavamo facendo, in maniera sperimentale a Via dei Concili e a Viale Italia, partiremo nei prossimi giorni in collaborazione con la CS e poi il prossimo step è proprio realizzare un luogo di interscambio per il bike sharing a Parco Santo Spirito, anche perché si presta molto bene e poi noto che la gente ha voglia anche di andare in bici rispetto alle zone in salita.
la pedalata assistita ci aiuta, altrimenti sarebbe stato molto più complicato. Ma come quest'anno ci stiamo accorgendo che non si fa tempo a tagliare il verde, che subito si occuperà della manutenzione di questo parco che è enorme. Anche il verde enjoy, ormai anche l'erba cresce in maniera più rapida e sorridente. Sessore Negrone sta facendo un grande lavoro, io spesso ho ricordato che con 4 centesimi stiamo manutenendo verde che da decenni non si manuteneva. Ogni tanto scopriamo attraverso segnalazioni zone di verde che da anni non venivano manutenute, lo stiamo facendo sempre con gli stessi soldi e lo faremo anche in questo caso. Ci vuole passione, ci vuole attaccamento alla città, lo stanno dimostrando sia la mia giunta che il mio consiglio, ma anche i tanti operai che si stanno impegnando e che a volte vanno anche al di là dell'impegno lavorativo. Questa città riusciamo a tenercela stretta e bella se tutti diamo qualcosa alla nostra comunità.